Domanda veloce. Quando è stata l'ultima volta che hai sentito parlare di Cristiano Ronaldo Junior? Il figlio prodigio di CR7 si è messo in mostra molto presto sui campi da calcio, ma da qualche tempo non si sente più tanto parlare di lui. È troppo impegnato a perfezionare le sue tecniche per sperare un giorno di calpestare gli stessi terreni di suo padre? O al contrario, non ha più fiato per continuare su questa strada? È quello che scopriremo oggi. E ti comodo, ti daremo notizie su Cristiano Ronaldo Junior e saprai se è ancora forte. Come all'inizio. Cosa sai di Cristiano Ronaldo Junior, a parte il fatto che è la copia di suo padre? Non molto. Allora cominciamo dall'inizio. Cristiano Ronaldo Junior è nato il 17 giugno 2010 a San Diego, California, negli Stati Uniti. Conosci suo padre, ma non conosci sua madre, ed è normale. CR7 avrebbe pagato questa sconosciuta 12 milioni di euro per mantenerne la custodia esclusiva e mantenere l'anonimato. Ad oggi nessuno conosce la sua identità. Tuttavia, alcune voci sostengono che CR7 ha avuto suo figlio con una cameriera americana con la quale ha trascorso una notte e che la donna, una volta resasi conto di essere incinta, ha informato Cristiano che ha fatto il test del DNA. Il seguito lo conoscete, visto che per la madre era fuori discussione abortire. Scelse di accettare la proposta del giocatore portoghese, quella di lasciarle la piena custodia del bambino. Ma quando il piccolo Cristiano è cresciuto, gli è stato detto che la madre era morta. I suoi tutori non hanno intenzione di dirgli altro sulla donna che lo ha messo al mondo. Attualmente Cristiano Junior vive con il padre, la nonna e la fidanzata del padre, Georgina Rodriguez. Portare il nome di uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi è stato difficile per Cristiano Junior, il quale ha iniziato a seguire le orme del padre in tenera età, ma per essere più precisi è stato il padre a insistere affinché suo figlio fosse una sua copia migliorata, se non perfetta, forse per mantenere viva la storia dei Ronaldo nel mondo del calcio. Cristiano Junior è cresciuto sotto lo sguardo dei media di tutto il mondo. Non appena ha potuto uscire in pubblico, il bambino ha iniziato ad accompagnare suo padre ovunque. Fin dalla tenera età il padre lo ha spinto a scendere in campo, voleva assolutamente che suo figlio facesse carriera nel calcio, ed aveva ragione, perché il piccolo Cristiano mostra un grande interesse per questo sport, ma non solo, ha anche il talento, molto talento. Ovviamente il calcio è un affare di famiglia per il Ronaldo. Fin dall'età di 4 anni Cristiano Junior è stato iscritto dal padre a lezioni di calcio. Orgoglioso di suo figlio, Cristiano ha pubblicato un video in cui Ronaldo Junior imitava la sua famosa posa da calcio di punizione dopo aver segnato un gol favoloso. Il video ha ovviamente fatto scalpore e subito si è iniziato a parlare del notevole talento del piccolo calciatore. I media sono stupiti dalla destrezza e dalle impressionanti capacità di un bambino così piccolo. Il video diventa virale sui social. Ti ricordo che all'epoca Cristiano Junior aveva appena 7 anni. Nel 2018, all'età di 8 anni, il giovane talento Cristiano Junior inizia ad allenarsi seriamente. E chi meglio di suo padre per allenarlo? Lo vediamo in diversi video mentre allena il figlio. Il programma prevede allenamenti in campo, corsa al chiuso, esercizi per lo sviluppo della velocità e della resistenza, allenamento ai rigori e molto allenamento con i pesi. In questa recente foto dei due Ronaldo si può notare che il piccolo Cristiano ha un corpo muscoloso quasi come quello del padre, mentre non ha nemmeno 13 anni. Nel 2019 Cristiano Ronaldo Junior è entrato a far parte della squadra giovanile della Juventus. Vi ha giocato per un po' e a dir poco ha fatto faville. Poi, quando ha lasciato la Juventus dopo il trasferimento di suo padre al Manchester United, Cristiano Junior ha dovuto aspettare a lungo prima di entrare a far parte dei Red Devils, una squadra under 12 del Manchester United di cui è un membro importante e dove gioca al fianco del figlio di Wayne Rooney, Kai, indossando la famosa maglia numero 7, proprio come suo padre. Si è quindi unito ai Red Devils nel 2021, durante il trasferimento estivo. Cristiano Ronaldo è ben consapevole del potenziale del suo bambino. Nel 2020 ha dichiarato che suo figlio aveva un grande potenziale, ma che aveva ancora molta strada da fare per superarlo. Tuttavia ha citato molti dei suoi punti di forza tecnici, come la velocità e il dribbling. Il giocatore portoghese incoraggia sempre il figlio a lavorare di più e a dedicarsi al successo. Vorrebbe che avesse una carriera di successo nel calcio, ma senza forzarlo troppo. Vuole solo che
che sia il migliore in tutto ciò che fa, sia come calciatore che come medico, ma per il momento bisogna dire che è piuttosto bravo a giocare a calcio, la prova nelle immagini. In molti dei suoi video le affermazioni di Ronaldo sono confermate, possiamo vedere un bambino talentuoso e vivace che sembra felice di condividere la stessa passione del padre. Ronaldo Jr. non è solo incoraggiato dal padre, ma anche dalla sua famiglia affiatata con la quale viaggia spesso. Il sostegno e l'amore incondizionato sono evidenti nelle foto che Cristiano Ronaldo è felice di condividere sui social. Infatti un giorno, mentre Cristiano Ronaldo Senior era ancora un attaccante del Real Madrid, dopo aver fatto sfilare il trofeo della UEFA Champions League per le strade di Madrid, i giocatori si sono riuniti allo stadio Santiago Bernabéu per festeggiare la vittoria per 4-1 sulla Juventus nel trofeo della Champions. L'attaccante portoghese era accompagnato dalla madre Dolores Aveiro, dal fratello Hugo Aveiro, dalla fidanzata Georgina Rodriguez e naturalmente da Cristiano Ronaldo Jr., sempre presente per festeggiare con lui le vittorie. Verso la fine della cerimonia, il piccolo Ronaldo prende un pallone e inizia a giocare con gli altri bambini. E visto che c'è sempre un tifoso del Real Madrid intorno a Cristiano Ronaldo, è stato lui a catturare questo video che mostra il giovane prodigio che indossa la maglia viola del club, prendere la palla in area di rigore e dribblare due bambini più grandi di lui. Il figlio di Ronaldo fa poi rotolare la palla oltre il portiere nell'angolo basso della rete. È stato incredibile. Come si può intuire, il momento ha conquistato i fan presenti e il video è stato condiviso migliaia di volte. Facciamo una pausa e dimmi quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo dall'inizio della sua carriera. A. 820, B. 480, C. 560. C'è un piccolo indizio nel video. Saprai se avrai ragione o meno prima della fine del video. Si riprende. Ora che il talento del giovane Cristiano Ronaldo Jr. è indiscusso, sorgono inevitabilmente le fatidiche domande. Ha la possibilità di succedere al padre? E quanto tempo ci vorrà prima che possa finalmente calcare gli stessi campi del padre? Per il momento è ancora troppo presto per dire se Cristiano Ronaldo Jr. avrà lo stesso successo dell'ex attaccante del Real Madrid, soprattutto perché Cristiano Ronaldo ha vinto praticamente tutti i principali trofei calcistici tranne la Coppa del Mondo. Ha accumulato decine di premi scintillanti come il pallone d'oro, premi per il miglior giocatore europeo e la scarpa d'oro, senza contare le sue medaglie d'oro. Per quanto riguarda i suoi successi, ci vuole molto fiato per elencarli, tanto sono numerosi e mozzafiato. Bisogna dire che ha alzato molto il livello per suo figlio. Per quanto riguarda la posizione, sembra che Cristiano Junior sia un attaccante proprio come suo padre. Ricordiamo che nel settembre 2018 Cristianinho ha inaugurato il suo debutto alla Juventus con un poker. Nell'aprile 2019 si reca con la squadra giovanile della Juve a Madeira, in Portogallo, e segna un record di 7 gol in 45 minuti contro gli avversari. Durante la sua breve presenza alla Juventus, Cristiano Junior lascerà un segno indelebile, segnerà 58 gol in totale e fornirà 18 assist in sole 28 partite durante il suo soggiorno a Torino. Si tratta di statistiche sbalorditive per un bambino di 11 anni che ha fatto un debutto straordinario con la sua nuova squadra. Insomma, non ci sono dubbi sull'immenso talento di Cristiano Junior. L'ultima notizia è che Cristiano Junior si è unito alla Maad Academy, l'accademia sportiva nazionale d'élite dell'Arabia Saudita, seguendo le orme del padre che ha firmato con il club saudita Al Nasr a fine dicembre 2022. Cristiano Junior si sta allenando con giocatori di 2 anni più grandi di lui e a quanto pare è molto più forte, come dimostra un video su Instagram che mostra Cristiano Junior mentre segna un gol sontuoso. D'altra parte si dice che l'Accademia del Real Madrid stia tenendo d'occhio il figlio prodigio di Ronaldo e che vorrebbe averlo nel proprio club, cosa di cui si discute già da qualche tempo. Nonostante la sua giovane età, è un giocatore molto quotato, con grandi possibilità di sfondare nel calcio professionistico. Ma nonostante le sue notevoli abilità e prodezze, Cristiano Junior ha ancora molta strada da fare prima di poter essere considerato degno di prendere il posto del suo padre, Cristiano Senior. Infatti, riuscire a sostituire o superare un giocatore come CR7, che ha segnato centinaia di gol in tutta la sua carriera, è un miracolo. Probabilmente è per questo che l'attaccante portoghese vuole dare a suo figlio tutti i mezzi a sua disposizione e gli mette anche un po' di pressione. Una pressione che a suo dire non disturba il giovane Cristiano, che vuole anche lui crederci. Beh, auguriamogli buona fortuna. Allora, hai trovato la risposta alla domanda di prima? La risposta è ovviamente la A. Avendo segnato quasi 820 gol in oltre 1100 partite, Cristiano Ronaldo è senza dubbio uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, almeno secondo la FIFA.
E così finisce il nostro video. Dimmi cosa ne pensi. Secondo te Cristiano Ronaldo Jr. riuscirà un giorno a superare suo padre? Dimmelo nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!